seconda parte del concerto, stai appena iniziato. Strada deserta al confine del mare, senti il cuore più forte di questo cuore. Sigarette mai spente, sparate che parlo, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo solo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera.
attimo, lo stanno filmando, lei, grazie. E là di noi, perché là non ci vede nessuno, perché di qua, cadere nei casi qua. E di qua, di là. Perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui, è perché so perdonare. E non voglio gettar via così il mio amore per te. Bisogno di me, anche se non lo sai. E adesso che sono qui, voglio dimenticare i pensieri più tristi in fondo. Se stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno. Se non lo sai, anche se non lo sai, anche se non lo sai. Grazie. Mio padre era un operaio dell'Italsider e da bambino aveva vissuto anche in un orfanotrofio. Mio padre era uno strano personaggio, abbastanza singolare, nel senso che attraversava prima la miseria e poi la povertà. Davvero gentleman. Difatti un giorno di tanti anni fa mi ha detto una cosa che ancora me la ricordo e ve la ripeto pari pari, ero bambino. Mi ha detto: Gianni, ricordati una cosa, papà, un uomo può anche essere uno straccione, ma se tiene le scarpe pulite è un uomo elegante. E io questo insegnamento ancora me lo porto appresso. Grazie. Tant'è vero che quando mi vedo qualche volta così, ritratto in qualche rivista, o mentre sto provando in televisione davanti a un microfono con un foglio di carta in mano, poi quando vado a rivedermi, ogni tanto sto così. Dica, ecco là, mi sto polozzando i scarpe, vedi? È vero, è vero. Nella mia famiglia, così, siamo sempre stati molto, ma molto orgogliosi delle nostre scarpe lucide. Vecchie, risuolate centinaia di volte, ma lucide. E poi quando mi... Oh Gesù, ma ci avete fatto caso che le scarpe non si risuolano più?
Vabbè, questo è un argomento che affronteremo la prossima volta, spero quanto prima di tornare qua alla mezza. Benissimo, allora, a casa nostra, speriamo, me l'auguro. A casa nostra pulire le scarpe era un rito e mio padre pensava a pulirle a tutti quanti noi. Ed io, per fargli una cosa gradita, quando lui tornava da lavoro, che era stato tutta la notte lì a Litalsider a lavorare, e veniva la mattina per mettersi un po' sul letto a riposare, io gli prendevo le scarpe, gliele pulivo belle, le facevo trovare belle lucide, per quando poi lui si sarebbe rialzato per tornare al lavoro. Io credo una cosa, anzi non credo, sono arcisicuro che con quelle scarpe luccicanti mio padre ci ha insegnato a sognare. Yeah.